Combattere la solitudine, che spesso è il male degli anziani, convivendo e condividendo. Tre donne di Pescara che rientrano nella cosiddetta terza età, che non hanno la fortuna di avere parenti o persone vicine su cui contare, autosufficienti, ma che vanno avanti con pochissime entrate mensili. Il loro ISEE non supera gli 8.000 euro. Da marzo avranno una nuova casa grazie all'iniziativa dell'amministrazione. Il comune ha ristrutturato un appartamento a due passi dal mare nella zona della Pineta d'Annunziana in via Modesto della Porta, dando lavoro tra l'altro a persone che precedentemente percepivano il reddito di cittadinanza per tendere una mano agli anziani in difficoltà. È un ulteriore step del progetto di housing sociale con cui sono stati messi a disposizione dei senza tetto appartamenti confiscati alla mafia, come ha ricordato il sindaco di Pescara Carlo Masci inaugurando questa casa molto speciale. E sono veramente contento di quello che riusciamo a fare, di quello che abbiamo fatto con i tanti appartamenti che abbiamo recuperato in città anche dalla criminalità organizzata, dalla confisca, dal sequestro, per creare condizioni affinché persone che non avevano alloggi potessero utilizzarli, ovviamente sempre seguiti dai nostri servizi sociali. Qui regneranno affetto e calore, le parole del vice sindaco di Pescara Delchi Sulpizio, che in questo progetto è stato supportato da tutta la struttura delle politiche sociali del comune. Ci tengo a ringraziare in questo senso il sindaco che è qui presente, perché subito quando abbiamo avuto questa idea, subito anche in questo contesto prendi, vai, e tutto, e quindi ci ha dato il supporto per fare questa iniziativa, quindi darlo a tre persone che avevano veramente bisogno di aiuto. E poi il dirigente Marco Molisani, Pier Antognoli, tutto lo staff delle politiche sociali, perché poi mettere in atto queste procedure non è mai semplice.